Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti qui su Essere Cambiamento. Io sono Orsolina e quest'oggi parliamo sempre dei bambini della luce. Ecco qui il nostro magnifico libro. Siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati alla settima linea guida. 7 è un numero importantissimo. Quest'anno, per esempio, un anno 7, 2023, se facciamo la somma da 7. Quindi è un numero importantissimo perché è un numero sacro, un numero divino, in quanto risveglia il nostro potenziale interiore. Quindi è un numero che ci invita all'introspezione, a connetterci con noi, con la nostra anima, con il nostro sé interiore. Bene, andiamo avanti perché abbiamo visto che queste linee sono molto molto ricche, quindi iniziamo subito, ma prima di tutto abbiamo sempre la nostra sigla. Venite con noi nel mondo dei bambini della luce. Sempre la nostra introduzione alla linea guida 7 di questo colore viola che quindi ci invita proprio a queste connessioni. Nel processo di ascensione alla quinta dimensione, accogliete con gioia le anime dei livelli superiori che si stanno incarnando per supportare l'umanità in tale processo. I bambini della luce portano il risveglio delle coscienze, la realtà sottile sul piano fisico, il grande piano divino cosmico che si sta compiendo attraverso ciascuno di voi. E quindi qua è proprio la conclusione, l'arrivo proprio di queste anime speciali. Allora, parliamo dei bambini indaco. Ecco qui una bella immagine dei bambini indaco, così la metto un pochino più a fuoco. Guardiamo questi bambini indaco che sono accoglimento, integrazione, unificazione delle diversità nella visione unitaria. Sono raccolti, come vediamo, in meditazione e quindi poi qua ci sono diverse forme geometriche. Vediamo c'è la spirale, la merkaba, eccola qui. Poi c'è la piramide qua sopra, eccola qua, il fiore della vita. Tutte geometrie particolari che praticamente, la cui connessione a queste geometrie risvegliano proprio i potenziali di questi bambini. Leggiamo velocemente perché sono molto lunghe, se no se il video diventa lungo mezz'ora. Vi do solo delle piccole pilloline che poi vi invito appunto a leggere il libro. Come sapete lo potete o scaricare gratis, c'è cioè il PDF, oppure acquistarlo. E acquistandolo appunto ci aiuterete a supportare le associazioni che si occupano di bambini, che di educazione di bambini, per migliorare appunto la qualità della vita dei bambini che si trovano in Egitto, in Nepal e in India. Step 1, accoglimento, integrazione, unificazione delle diversità nella visione unitaria, perché ricordiamoci che i bambini indaco sono quei bambini che hanno attivo il terzo occhio e che quindi loro raccolgono tutte le informazioni per poi rendere un'unica visione. La diversità è un punto di forza da riconoscere, da valorizzare e ad amare. Il bambino indaco può apparire ad un osservatore esterno introverso, in un mondo tutto suo e apparentemente con la testa tra le nuvole. Il riconoscimento dello spazio interiore è essenziale per il risveglio e per il consolidamento delle capacità e delle abilità psichiche. Il bambino non è un bambino solitario, è un bambino che ha bisogno di raccogliere su uno spazio suo, l'abbiamo detto, perché ha bisogno proprio di stare da solo per attivare queste sue connessioni. Quindi la costruzione di un ambiente di accoglienza, di integrazione e di unificazione della diversità favorisce la partecipazione indistinta di tutti i bambini alle attività proposte. Quindi
praticamente adesso noi stiamo facendo il seminario per creare gli spazi fisici e non fisici per appunto risvegliare il potenziale di questi bambini, e qui stiamo parlando di tutti questi spazi, di come creare, cioè stiamo facendo appunto, diciamo, questi seminari. Adesso poi realizzeremo anche un libricino su questo seminario, quindi chi vuole avere informazioni precise su come appunto creare gli spazi fisici per appunto risvegliare il potenziale di questi bambini, e quindi poi spazi non fisici, perché il bambino, ritrovandosi in questo spazio accogliente che gli piace, appunto risveglierà le sue capacità. Potrà risvegliare le sue capacità e quindi connettersi al suo potenziale. Quindi, se voi siete interessati e volete avere informazioni di questo tipo su come creare questi spazi, potrete poi richiederci diciamo, questa dispensa che stiamo realizzando, proprio che deriva proprio da questo seminario che è ormai arrivato alla conclusione. Siamo appunto al quinto incontro che si svolgerà questa settimana, e quindi poi creeremo queste dispense. Andiamo avanti. Ogni bambino indaco ha i suoi tempi di maturazione. Ogni bambino indaco porta sul pianeta la realizzazione di una missione specifica, un compito scelto dalla sua anima prima dell'incarnazione. Prima di entrare pienamente nella consapevolezza dello scopo della sua presenza sulla Terra, il bambino accoglie la chiamata risveglio, la presa di coscienza di chi è realmente, del motivo per cui ha compiuto questa scelta. Quindi il bambino comprende perché è qui. Ogni bambino indaco nel processo di risveglio trascende la dualità del livello 3D. Qui ci sarebbe un discorso molto lungo da fare che non faccio perché sennò. Però appunto noi viviamo nella materia, viviamo qui e quindi viviamo mentre si dice.